Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Sebastiano Di Panaro è stato un filologo classico tra più interessanti, anche un po' eterocrito rispetto al mondo dei filologi classici, così come esiste nell'immaginario collettivo. Bene ha fatto una delle case editrici più raffinate in Italia, uno degli editori più raffinati in Italia, Nino Aragno, a pubblicare di Sebastiano Timpanaro, il mostro fuori di telecamera, e lo dico agli ascoltatori di Radio Radicale, che c'è una versione audio-video di questa nostra conversazione. Bene ha fatto a raccogliere alcuni ritratti di filologi, si intitola proprio così il libro, Ritratti di filologi, pubblicato appunto da Nino Aragno e curato da un filologo, il professor Raffaele Ruggero, a cui do il benvenuto a Radio Radicale. Grazie, buongiorno e buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Allora, lei è ordinario, innanzitutto presente, ordinario di letteratura italiana, ma anche di civiltà del Rinascimento, sostanzialmente. Restiamo nel campo geografico italiano, sostanzialmente, che è prodotto rinascimentale al 90% italiano, all'Università d'Aix-en-Provence. Quindi una bellissima Provenza, e però è stato anche redattore di una delle riviste letterarie più importanti d'Italia, cioè Belfagor, poi ne riparleremo. Allora, innanzitutto, professor Ruggero, in 2 minuti, massimo tre, chi è stato, se dovessimo fare un profilo sintetico come per il dizionario biografico degli italiani, il dizionario biografico degli italiani per Radio Radicale, che è stato Sebastiano Timpanaro. E poi vediamo di entrare un po' nei dettagli. Sebastiano Timpanaro è stato senza alcun dubbio una delle figure più rilevanti della filologia classica e della storia della cultura italiana a metà del XX secolo. Nato nel 1923, ha avuto la fortuna di incontrare nei suoi anni universitari Giorgio Pasquali. Giorgio Pasquali è stato il filologo classico che aveva importato in Italia l'impianto della filologia classica che noi siamo soliti considerare tedesca, che si riferiva Villamovitz, alla tradizione sostanzialmente Villamovitz. da Lachmann giungeva fino a Villamovitz, del quale Pasquali era stato allievo, collaboratore, quasi assistente in Germania. Timpanaro incontra questa figura di scrittore. Pasquali, oltre che essere un geniale filologo, uomo anche lui di straordinaria cultura storica e letteraria, era anche una penna acutissima, capace di affascinare generazioni di lettori e di allievi. Tra questi affascinati ci fu il giovane Sebastiano Timpanaro che riprese pienamente insieme con altri allievi più o meno coetanei della sua generazione. Io ne ricordo alcuni, ne ricordo solo alcuni, facendo torto ai molti che non ricordo, ma Timpanaro era coetaneo di Carlo Ferdinando Russo, appunto il direttore di Belfagor, col quale ha condiviso un vero e proprio programma culturale, di Scevola Figlio Mariotti, di Russo. figlio di Luigi Russo, di Scevola Mariotti. Che tutti gli studenti liceali italiani conoscono per il vocabolario di latino, evidentemente, grande, È un po' lo grande. Scevola Mariotti, un po' come il Rocci per il greco. Esatto, grande filologo, grande specialista non solo della poesia latina arcaica, di Antonio Lapenna, uno dei fondatori della nostra nuova prospettiva sulla storia della Repubblica Romana, sulla storia romana in generale, Beh, sulla. infatti, infatti i libri di Lapenna si misurano con quelli di Ronald Syme. Ecco, di questa generazione, di questa promozione di intelligenze che hanno riscritto una gran parte della storia culturale italiana, Timpanaro ha fatto parte. A differenza di loro, Sebastiano Timpanaro,
per una forma patologica di timidezza e di incapacità di prendere la parola in pubblico, non ha praticamente mai, se non forse in un'occasione nel maggio del 95, parlato a un convegno, era incapace di fare lezione. Quel Quindi, convegno era sul rapporto tra i filologi classici e i Romanzi. filologi moderni. E Timpanaro non era capace di fare lezione, quindi per lui ogni carriera di insegnamento e la carriera universitaria erano sostanzialmente precluse, e tutta la sua vita egli è stato un redattore editoriale. Di fatto è stato una testa pensante dietro una gran parte delle iniziative culturali e librarie della casa editrice La Nuova Italia. In questa posizione di nicchia, protetta al margine, ha però esercitato di fatto un magistero senza cattedra. Migliaia sono i giovani che lo hanno incontrato in pomeriggi di studio alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e che ne hanno sperimentato la generosità, la generosità tranquilla, davvero maestro con la quale egli aiutava, condivideva, entrava con spirito di collaborazione nelle ricerche altrui, nei testi altrui, per dare un parere, un suggerimento di lettura, una proposta filologica. Maestro senza cattedra, questo è stato Certo, Timpanaro che. diciamo anche che passiamo subito alla fase del suo sodalizio fondamentalmente con Carlo Ferdinando Russo, che aveva già un'impronta più accademica di Sebastiano Timpanaro, proveniva poi da essere figlio di Luigi Russo, quindi in realtà aveva già maturato una sensibilità familiare. E poi rispetto a Timpanaro era uno che si cimentava con la dimensione pubblica, avendo diretto la rivista Belfagor per molti anni. E la rivista Belfagor è stato un punto di riferimento anche per Sebastiano Timpanaro. E qui ci sono le corrispondenze tra Timpanaro e Russo sul fatto che Timpanaro si ritraesse da una collaborazione più continua, no? L'incontro fu in qualche misura straordinariamente felice. L'uno estroverso nel carattere, nelle modalità di insegnamento, anche lui formatosi tra la Germania e la Francia, dopo il discepolato con Pasquali, ma che di Pasquali aveva preso anche la verve, per la scrittura, la verve per la comunicazione, e che, avendo ereditato in maniera quasi improvvisa per la morte inattesa nel 1961 di Luigi Russo, la rivista di famiglia Belfagor, e trovandosi a volerla portare avanti anche per il sostegno che ricevette in quel momento da Eugenio Garin, da Roberto Ridolfi, da Delio Cantimori, dalla casa editrice Olschi, che insieme alla casa Aragno io ringrazio naturalmente perché è la casa editrice Olschi che ha pubblicato per tutta la sua storia la rivista Belfagor e il A legame. proposito della casa editrice Olschi, colgo l'occasione per mostrare questo libro di Daniele Olschi, che è il nipote del fondatore. Gioverà ricordare Meninisse Iuvavit, con una prefazione di Liliana Segre, dove c'è appunto un ricordo, un libro sostanzialmente fuori commercio, ma io colgo l'occasione per mostrarlo e citarlo, visto che lei ha giustamente citato anche l'editore Olschi. Prego, professore. Libro magnifico che sta avendo un grande successo anche all'estero e che racconta in maniera documentata e smagata le vicende di una casa editrice di alta cultura fondata Sì. da un intellettuale ebraico negli anni tragici delle leggi razziali in Italia. Libro la cui lettura è pedagogica per tutti. E ripeto, Soprattutto di questi tempi. senza dubbio. Io ringrazio quindi entrambi gli editori, l'editore Olschi per aver nutrito Belfagor per decenni e l'editore Aragno che ha voluto
dare visibilità a questi sei ritratti di filologi che Timpanaro aveva dato a Belfagor. Ecco, perché dicevo un incontro felice? Perché Timpanaro incontra in Russo una persona capace di stimolarlo a guardare, userò l'espressione che Carlo Emilio Gadda aveva usato per il loro maestro Pasquali, guardare al di là del cerchio della lampada. Se il cerchio della lampada che abbiamo sulla scrivania illumina il testo che stiamo studiando, la capacità del grande filologo è di guardare al di là del cerchio della lampada, cioè al di là di quella porzione precisissima di testo che stiamo studiando, e dunque abbiamo un timpanaro che ha in sé voglia di cimentarsi con altri temi che non la filologia classica, con la storia della linguistica, con la storia del pensiero materialista, con la storia della letteratura italiana dell'Ottocento, con la storia della psicanalisi, con la storia del Partito Socialista e dei movimenti socialisti in Europa tra 8 e 900, e che ha bisogno di un luogo che sia al tempo stesso scientifico e divulgativo, di accorta sorveglianza del livello e della qualità scientifica, ma capace di rivolgersi a un pubblico largo, a un pubblico interessato. E quindi trova in Belfagor il suo luogo d'elezione, il luogo d'elezione in cui può parlare della linguistica di, grazie a Dio, Ascoli, ma può parlare anche di Leopardi e delle storture dei neomoderati della sinistra italiana nell'interpretazione leopardiana, può parlare del lapsus freudiano e del rapporto tra psicanalisi e filologia, ma può discutere anche di socialismo. Un timpanaro che ha una vocazione redazionale straordinaria, partecipa a un congresso del Partito Socialista di Unità Proletaria a Firenze e si preoccupa di far trascrivere la registrazione audio di uno degli interventi di Vittorio Foa per poterlo far pubblicare in Belfagor. Quindi è una forza propulsiva, una forza ideatrice a largo spettro nel mondo della cultura, che trova nel sodalizio con Russo la sua palestra abituale, la sua palestra naturale per esercitarsi, per espandersi, per raggiungere un pubblico più largo. Tanto è vero è questo sodalizio così forte che lei a un certo punto dell'introduzione, anche inserendo nel contesto politico questi maestri della filologia classica, scrive il clima politico di quegli anni, soprattutto in occasione delle elezioni del giugno 1979, era segnato dalla ricerca di un'alternativa a sinistra del Partito Comunista. E Carlo Ferdinando Russo, con la moglie Adele, credettero di averla trovata nel Partito Radicale di Marco Pannella, nelle cui liste furono candidati. Timpanaro manifestò tutta la sua simpatia per questa scelta. Il 3 giugno scriveva: "Torno proprio adesso dal seggio elettorale, dove Maria Augusta e io abbiamo votato Radicale, dando una preferenza a Carlo Russo." E poi gli viene il dubbio, in effetti potevano e dovevano pensarci a mettere per esteso il nome di Carlo Ferdinando Russo. E un'altra a Pio Baldelli: "Se oggi sarebbe troppo fin troppo facile sorridere di quelle speranze", lei scrive, "considerare quale sia stata poi la parabola dei radicali, gioverà però ricordare che in quelle elezioni i radicali portarono in Parlamento personalità del mondo intellettuale e giornalistico e che alla metà degli anni 70 essi avevano saputo incarnare non poche battaglie autenticamente progressiste, mostrandosi spesso, io direi sempre, assai meno ingessati e timidi del Partito Comunista Italiano." Perché la filologia era in mano sostanzialmente a filologi di cultura comunista. Allora, forse sì, forse no, c'erano anche filologi autorevoli e bravissimo come studiosi di area
liberale, moderata o anche perfino spostati su posizioni più conservatrici, ci sono stati e hanno influenzato il mondo culturale italiano. Certo, quella fase che è la fase delle grandi battaglie referendarie, ricordiamolo per il nostro pubblico, fu una fase veramente bella della Che è storia. molto informato però sull'argomento, eh? Prego. Dico che sulla stagione referendaria è molto informato il nostro pubblico di ascoltatori di Certo, Radio Radicale. no, no, ma è per questo che ho fatto riferimento a quella stagione, perché effettivamente rispetto, pensiamo che all'interno del mondo che era rappresentato dal PCI, tensioni fortissime con la base si muovevano. Pensiamo anche alle incertezze del PCI di quella stagione. Pensiamo alle non sempre limpide prese di posizione di Enrico Berlinguer, che talvolta confondevano, pur nella loro volontà di apertura, potevano confondere, potevano lasciare insoddisfatta una parte progressista dell'opinione pubblica italiana. Ecco, il Partito Radicale con la campagna referendaria seppe dare una risposta altra, seppe veramente guardare al di là dell'ostacolo, e si capisce bene perché quindi intellettuali, scrittori, giornalisti interessati al nuovo, interessati a una proposta che uscisse dal panorama tradizionale, ma soprattutto dalle logiche sempre sterili di contrapposizione, trovarono in quella fase molto utile. E Carlo Ferdinando Russo, anche a decenni di distanza, quando poi io, molto, molto più giovane di loro, l'ho conosciuto e ho avuto modo di parlare con lui di quelle esperienze, ha sempre rivendicato a quella stagione una visione non binaria, non sterile, ecco, una capacità creativa, propositiva. E questo è senza dubbio il grande merito di quella stagione. Quindi, ecco, per persone, io ho 53 anni, per persone della mia generazione non stupisce rendersi conto che personalità che venivano dai movimenti della sinistra proletaria potessero aver trovato in quel momento nel Partito Radicale veramente una risposta altra e di carattere una volta tanto costruttivo e non semplicemente antagonista. Dico agli ascoltatori di Radio Radicale che i ritratti su cui si concentra Sebastiano Timpanaro sono, grazie a Dio, Ascoli, Giorgio Pasquali, Nicola Terzaghi, Scevola Mariotti, poc'anzi ricordato, e i meno conosciuti, ma non, però importanti, Franco Munari e Giuseppe Pacetta. Non possiamo percorrerli sinteticissimamente tutti. Io mi soffermerei sostanzialmente sui primi due, grazie a Dio Ascoli, che a suo modo è stato un pioniere degli studi sulla linguistica in Italia, e Giorgio Pasquali. Professore, dobbiamo essere sintetici. 5 minuti ci concentriamo su grazie a Dio Ascoli, forse anche qualcosa in meno, e i rimanenti 5 minuti dei 10 su Giorgio Pasquale. Iniziamo da grazie a Dio Ascoli. Intanto, chi è stato e perché è importante questo filologo, che è stato anche un maestro di Sebastiano Timpanaro, eh? Allora, grazie a Dio Ascoli è un contemporaneo per sbaglio, perché la realtà è che la rivista Belfagor aveva questa rubrica Ritratti critici di contemporanei, e trovare un contemporaneo, cioè un novecentesco degno di un ritratto 6 volte l'anno, una volta ogni 2 mesi, bimestrale era la cadenza della rivista, era difficile. E quindi quando Timpanaro avviò questa ricerca, che potremmo dire sulla modernità di grazie a Dio Ascoli, fu quasi naturale dire va bene, ma allora ne facciamo un contemporaneo. Cioè, in realtà, collocare grazie a Dio Ascoli, morto nel 1907, quindi in tutto e per tutto un uomo dell'Ottocento, L'uomo dell'Ottocento. tra i contemporanei, è
cronologicamente sbagliato. Chiunque ci direbbe, ma è ovvio che non è un contemporaneo. Certo, Però ma la sfida era chiedersi perché è un contemporaneo, perché guarda la linguistica in maniera non naturalista e non positivista, ma filologica, perché guarda la linguistica facendo piazza pulita dei pregiudizi di carattere etnico e quindi liberando la linguistica da tutti quei discorsi sulla razza che avevano certo un retaggio del naturalismo, ma che di fatto erano degli ostacoli all'evoluzione della linguistica come scienza, perché è uno studioso di linguistica che non si ferma al latino e al greco, ma che guarda all'Oriente, quindi che per primo ha una prospettiva veramente globalizzante e globalizzata. In qualche misura, gli studi di linguistica di Ascoli sono più moderni per la loro estensione globalizzante, che guarda all'Oriente, che guarda al Mediterraneo nella sua interezza, di quanto non siano gli studi prettamente classici nell'accezione italiana tradizionale, cioè il latino e greco. Insomma, grazie a Allora, Dio, diciamola tutta, professore. sia Grazie a Dio qua. Ascoli, per certi versi, è anche più moderno di Giorgio Pasquale, perché nel ritratto di Sebastiano Timpanaro, secondo me, forse per un riguardo al maestro, manca una critica che non può essere. Pasquale resta un grande filologo classico, ma come tutti i grandi poi c'è sempre qualche pecca. La pecca di Giorgio Pasquale è di aver considerato mondo classico la Grecia e Roma e di aver escluso dalla dimensione della filologia classica la bizantinistica, facendo ritardare questi studi in Italia. E invece, grazie a Dio Ascoli, effettivamente, grazie a Dio, e grazie a Dio Ascoli, ha invece allargato questa dimensione. Perché poi la linguistica, a differenza della filologia classica, effettivamente in Europa, pensiamo alla linguistica persino, soprattutto russa, poi certo tedesca, francese, aveva questa dimensione geostorica molto larga, oltre il Mediterraneo, l'Oriente, e quindi i linguisti erano dei poliglotti. I filologi classici, invece, grazie alla lezione del mentore principale, e a causa di questo si sono fermati a questa dimensione e solo dopo l'uscita di scena, tragica anche perché Pasquale è morto in un incidente stradale, investito come lo è stato un altro linguista importante come Luca Seriani nell'estate di 2 anni fa, da una macchina a Belluno però, Giorgio Pasquale a Ostia, Luca Seriani. Qua c'è la carenza degli studi di bizantinistica in Italia, che sono partiti in ritardo negli anni 60 soprattutto, e in questo forse mi sarei aspettato nel ritratto dedicato dall'allievo Sebastiano Timpanaro un pezzo di, diciamo così, eresia e di tirata di orecchie al suo maestro. Non l'ho Ecco, trovata però, io resta un ritratto molto bello, però. devo essere però un po', devo ridimensionare la sua osservazione. Io la applicherei più che a Pasquali alla tradizione accademica italiana. La tradizione accademica italiana è stata, per ragioni culturali che si possono capire, l'Italia è stato il cuore pulsante della latinità, quindi non ci stupisce che il nostro classicismo sia un classicismo di un certo tipo, però è stata più la tradizione accademica italiana che Pasquali, perché Pasquali ha avuto il grande merito straordinario di farci capire quanto antichistica e medievistica stiano insieme. Cioè, studiare i testi antichi non si può fare senza studiarli attraverso la trasmissione che quei testi hanno avuto nel corso del Medioevo. Il che La significa, ci risentiva dell'influenza di Curtius, Medioevo latino per i testi latini, Medioevo occidentale, ma significa bizantinistica per i testi greci. E fino a un certo punto, professore. Sa perché questa critica? studiare come ha fatto Pasquali la storia ecclesiastica di Eusebio, e scoprire in essa le doppie redazioni che tanto animano i capitoli introduttivi della sua storia della tradizione critica del testo, non si può fare senza una straordinaria formazione in bizantinistica. No, Pasquali ce l'aveva
e l'ha mostrata nelle sue opere maggiori, proprio nelle opere che sulla grecità rivalutano il Medioevo greco, cioè l'età bizantina. Non è stato seguito, non li ha avuti subito, li ha avuti soltanto 30, 40, 50 anni dopo. In questo devo dire che i meriti di Luciano Canfora con i suoi lavori su Fozio sono innegabili, sono veramente. Però proprio Luciano Canfora rileva, proprio Luciano Canfora nella sua rivista che il prossimo anno farà 50 anni, Quaderni di storia, pubblicati da Dedalo, proprio in un articolo rilevava la lacuna metodologica di Giorgio Pasquali. Ma io tendo a Totalmente dire d'accordo. Luca di Pasquali è della tradizione accademica italiana che si Però, è ispirata. professore, sulla filologia classica la tradizione accademica era pasqualiana, era un po' come la tradizione filosofica era. Questo non è vero. Pasquali, proprio per essere morto in maniera improvvisa e per non essere mai stato un grande accademico, è vero che ha avuto molti scolari nell'università, ma non è stato uomo di potere accademico. Non ha potuto esserlo, è morto nel 52, non ha avuto il tempo di esserlo. Quindi no, la tradizione non è stata interamente pasqualiana. Ma poi, ecco, non si può fare una colpa. Io non intendevo fare di Pasquali un bizantinista. Quello che volevo dire è che nell'opera di Pasquali i germi per andare in quella direzione c'erano. È vero quello che invece lei osserva, su quello sì sono d'accordo, che quei germi non sono stati colti per molti anni, sono stati lasciati lì a dormire fino a che sorge. Dirò un solo studioso che si è mosso in maniera molto autonoma, Marcello, che io considero tra i 4-5 più grandi filologi classici europei del Novecento, Marcello Giganti. Allora, devo dire che tra le pagine, per esempio, in cui si dialoga intorno ai rapporti tra i filologi della generazione, tra virgolette, degli allievi, c'è uno scambio un po' simpatico perché Timpanaro ha, per ragioni di politica editoriale, in realtà, non di valutazione scientifica, un po' ridimensionato. Due maestri della mia generazione come Marcello Gigante e Umberto Albini e invece Carlo Ferdinando Russo dice: ma no, tu sbagli, sono due grandi promotori di cultura, sono due straordinari nuovi direttori della rivista fondata da Pasquali e in qualche misura questo piccolo dissenso tra i due è significativo, io direi, della differenza che sempre c'è tra una valutazione in re dell'attività di uno studioso e una valutazione di prospettiva. In quello Russo, secondo me, si dimostrò rispetto a Timpanaro più lungimirante, seppe guardare ciò che dei giovani studiosi pieni di voglia di fare, avrebbero potuto costruire grazie all'eredità pasqualiana, è quello che infatti Albini e Gigante hanno costruito. Io mi ricordo un episodio, visto che lei cita Manara Valgimigli, considerato il più grande traduttore di Platone in Italia, no? A un certo punto all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, stiamo parlando di una trentina di anni fa, in una delle ultime sue venute a Napoli, Hans Georg Gadamer propose un'interpretazione di un'espressione del Timeo, se non sbaglio, o del Teteto, comunque di Manara Valgimigli, di Platone, che Gadamer tradusse nel suo italiano dal greco. Era presente Marcello Gigante e gli fece così. Sconsegno, no, no, quel termine non ha quel valore. E disse perché è Hans Georg Gadamer, maestro monumento di ermeneutica, non proferì parola. Accettò. Disse ipse dixit magister Marcellus Gigante. Amen. No, per dire, naturalmente, professore, diciamo subito questo, che questo libro serve per farci conoscere meglio i filologi che abbiamo conosciuto a scuola attraverso la manualistica, soprattutto la storia della letteratura o i dizionari, i vocabolari,
ma ci aiuta anche a capire Carlo Ferdinando Russo che si candida con le liste del Partito Radicale, Sebastiano Timpanaro che lo sostiene, sine ulla dubitazione, che non stanno in una turris eburnea i filologi classici che sono inseriti e a che le riviste dirette dai filologi classici, da Belfagor a quella di Canfora, Quaderni di Storia, sono riviste che non trattano di metafisica trascendentale, ma che inseriscono gli studi di filologia, siano essi greca, latina o di papirologia o di epigrafia o anche di archivistica o di romanistica, lo studio del diritto romano in modo particolare, in un contesto anche di attualità. E quindi questa è la conferma molto, molto importante. Io non so quanto dei ritratti di Sebastiano Timpanaro siano poi confluiti nelle voci dedicate a questi filologi nel dizionario biografico degli italiani. Non so. Io colgo conclusivamente la sua suggestione per dire a mia volta le sono grato per questa osservazione, perché effettivamente uno scopo di questa raccolta così coraggiosamente voluta da Nino Aragno è quella di ricordarci che c'è stata fino alle soglie del XXI secolo una lunga stagione della cultura italiana in cui studiare filologia, studiare letteratura, studiare storia sulle fonti, insomma, fare opera di ricerca profonda in tutte le discipline che chiamiamo scienze umane, era qualcosa di utile, politicamente utile, orientativo nella società. E il fare filologia per Timpanaro, per Russo, per quella generazione era fare politica, né più né meno. Era farla in senso alto, in senso culturale, in senso orientativo, e il recupero di questa dimensione utile, comunitaria, sociale, profondamente politica nel senso della polis. Dei nostri studi e del nostro lavoro è fondamentale non tanto per la sopravvivenza di questi studi, ma mi permetto di dire per la sopravvivenza delle nostre società. Ah, certamente, certamente. Ringrazio per questa considerazione molto appropriata del professor Raffaele Ruggero, curatore di questi ritratti filologici di Sebastiano Timpanaro, pubblicati da Nino Aragno, editore. E io lo ringrazio, professore, buona ricerca sulle vie della filologia in Provenza e soprattutto la filologia romanza. Vuole studiare Petrarca, è imprescindibile, no? Non fare una capatina nella dolce Provenza. Però Grazie. anche la filologia classica francese ha conosciuto grandi, grandi personaggi e prima o poi magari un testo sulla filologia classica novecentesca, moderna o comunque moderna, contemporanea francese, uscirà magari proprio da Nino Aragno. Gli mettiamo questa pulce nell'orecchio. Grazie, Grazie, grazie professore. per la larga accoglienza e grazie agli spettatori di Radio Radicale per la loro pazienza. E grazie a Silvio Farina per l'assistenza in regia. Un ringraziamento e un saluto finali da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.